Oggi comunque tenevamo di fronte, dai, c'è tanta qualità, eh. Tanta qualità veramente. Giochiamo entrambi. Sì, è vero, vabbè, Ha questo. voluto accompagnare il Va mister bene, Benedetto. dai, allora indirizzala tu. Comincio Indirizzala tu con. io. Sì. Allora, mister, questo pareggio che come al solito ci pone il problema, è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per l'Ancona Vateca, vista una prestazione nel primo tempo veramente brillante, però nel secondo tempo forse, te lo chiedo onestamente, quando poi è stato espulso Giannis, se non sbaglio, Beh, non pagavamo un po' lo sforzo. sì, ma infatti io poi ho tolto un difensore centrale, diciamo così, ho messo Ruani perché il ragazzino comunque ha qualità nel palleggio e quindi con un uomo in più, diciamo, volevo muovere la palla diversamente. Comunque ti dico che avevo fatto una scommessa con i ragazzi di comunque se mi avessero regalato dai 7-9 punti in queste ultime tre partite, gli avrei dato qualche giorno in più di vacanza e così è stato. Quindi alla fine ci prendiamo il punto, magari in altre situazioni, magari questa partita la perdevi pure, no? Al di là del fatto che stavi in superiorità numerica o in parità numerica, quindi i ragazzi hanno mostrato anche maturità nell'arco dei tuoi tempi di gioco. Quindi ci prendiamo sto punto che dà continuità di risultati. Certamente volevamo regalare ad Ancona i 3 punti, ma i ragazzi comunque hanno fatto una prestazione gagliarda, si sono sporcati pure, quindi alla fine è giusto così, dai. Possiamo dire, possiamo dare Ma retto ci a mancherebbe. Vincent, ci conosciamo da Giusto, tempo. giusto. Possiamo dire insomma che nel primo tempo voi avete fatto vedere le cose migliori, nella ripresa Pescara forse vi ha creato qualche problema in più, c'è stato anche un calo un po' fisico della tua squadra, mi è sembrato di vedere. Guarda, il discorso è vero, nel senso che comunque non un calo fisico, non, diciamo che non puoi, cioè è fisiologico, ecco, che non puoi reggere quei ritmi per tanti minuti. Poi quando trovi di fronte un motore importante, perché comunque il Pescara c'ha un motore importante, io ho visto, diciamo così, negli strappi dei miei attaccanti con Moretti, con Rolfini, con i difensori reggevano botta. E quando reggono botta sui miei 3 attaccanti, negli spazi, vuol dire che dall'altra parte c'è sta qualità fisico-atletica, cognitiva, quindi veramente, guarda, il Pescara l'ho visto in crescita, devo dire la verità, nel senso che prima mi sembrava una squadra un po' più compassata all'inizio, invece adesso comunque ce la vedo una squadra che si è calata nel campionato di Lega Pro. Cosa vuole vedere con l'inizio del nuovo anno? Che squadra si aspetta? In cosa dovete migliorare? Noi, ti ripeto, noi a volte sbagliamo troppi passaggi banali, no? Troppe situazioni banali, quindi là bisogna crescere. Comunque i gironi di ritorno, ragazzi, sono gironi a sé, cioè ogni partita è una guerra, sono squadre che si devono salvare, squadre che devono salire, quindi il girone di ritorno sarà un girone veramente tosto, difficile, dove, ecco, ci dobbiamo ricalare subito nella realtà e macinare con umiltà e con voglia di entusiasmare il pubblico di Ancona, ecco. Mister, io parto dalla prima domanda a livello emozionale. Scusa, no, volevo soltanto chiarire se Serini è uscito perché non stava bene oppure se è stata scelta. No, una scelta di gioco, di campo, non è. Ci ho preferito mettere fagioli. A livello emozionale, dicevo, per un allenatore, allenare in una partita laddove girandoti a sinistra e girandoti a destra vedi quella cornice di pubblico, ti fa capire che come mister hai già fatto una strada importante. Sì, ma guarda, allora ti dico, l'anno scorso quando sono sceso al Nereo Rocco, lì ho detto, caspita, dove
dove stai in panchina, no? Là mi sono emozionato, ecco. Però logicamente mi sto abituando a questa cornice di pubblico, perché qua è una costante, non è che c'è Ancona, veramente qualcosa di fantastico. Cioè, chiunque vorrebbe giocare qui e vorrebbe allenare, a maggior ragione per noi è un motivo di orgoglio e nello stesso tempo ci deve dare la spinta per affrontare il girone di ritorno con la giusta mentalità e con la giusta concentrazione per non deludere i tifosi. Un allenatore come Auteri, un certo ultimo arrivato, ha detto l'Ancona ha tutto per stare lassù, per stare con le grandi, l'ho capito già all'inizio del campionato. Ecco, il girone di ritorno, oltre a tutte le difficoltà che hai elencato prima, non avrà più quell'Ancona sorpresa, ormai l'Ancona è una certezza di questo campionato. Guarda, i numeri dicono questo. Poi per quanto riguarda il mister, lo ringrazio, e l'ho detto ieri, comunque c'è solo da imparare da queste persone che hanno vinto tanto e stanno ancora sul pezzo con l'entusiasmo dei ragazzini, ecco, perché io lo sentivo parlare, lo sentivo incitare i ragazzi, comandare in panchina, e credetemi, cioè, il lavoro di allenatore è un lavoro usurante, e se non hai passione, se non hai voglia, se no diventa duro. Cioè, un allenatore è preso 24 ore su 24. Quindi complimenti al mister e gli auguro di allenare fino a 80 anni, se non oltre.